Buongiorno amici, oggi si va a pescare, ma non sulla Sabichi, si va a pescare con l'amico Nando, i pesci sole. Eccoci qua alla barca di Nando, che deve ancora arrivare. Eccola qua la barca. Eccolo! Ciao Nando! Io per una cannettina piccola, cioè, è da fare da light, da divertirsi. Non è per te, per i ragazzini. Ma non è vero, tutte le pesche hanno il loro perché e sono interessanti. Ma perché mangiano presto i pesci sole, Nando? Normalmente mangiano presto. Ah, li hai presi proprio freschi oggi? Gamberi freschi di giornata. È più di un anno che dovevamo fare questa uscita, eh? Finalmente. Montatura tre bracciolini. Con che piombo partiamo, Nando? Io provo con 50. Con 50. Come una bocca terribilmente dura, spesso spacchiamo. Addirittura? Chiamo a slamare. A slamare, sì. Questi vanno bene, eh? Sì, sì, sì. Ok. A me piacciono queste pesche rilassanti, arriva così. Poi si torna un po' bambini. Io vado, lancio allora. A fondo. A fondo. La mia prima volta a pesci sole con Nando. Bene. Sei il mio maestro oggi, Nando. La mangiata come la senti? La senti? Anche tracine si prendono? Io sono stato appunto in Sardegna e sono svenuto. No, preso un panetto. Ah, vabbè, dai. Ah, ce l'ho anch'io. Tirano, ma tirano come i pagari, sti pesci? Pesce sole ha preso. Il mio primo pesce sole, ragazzi. Ma è bellissimo come... Io è la prima volta che lo vedo, ragazzi. Mordono. Mordono, che è una... Hanno una... Meglio con lo straccio. Con lo straccio, beh. Ha la bocca dura, eh? Faccio vedere. Proprio un pesce tropicale. Pesce pettine, no? Viene anche chiamato. E sono buoni da friggere questi. Che sono? Guardate qua. Che bello. Ma morde, eh? Si gira e riesce a mordere. Poi maestro, siamo già 1-0, qua, eh? Madonna, che tocche che danno. Mamma mia. È lui? Ah. Questi non vedo. Ma dai. Te fai la fittura, questi che sono ottimi. Ma pensa a te, ma cos'è, una sogliola? Un rombetto. Un rombo? Sì. Quello solo, sì, sta proprio sulla sabbia. Sì, sì. Eccolo, questo è bello. Che mangiata che ha fatto. È un sole, è un sole. Sole femmina. Sì. È una sparaglione e una tracinona. Beh, quella è buona. No, cos'è? Ah, il pesce lucertola. Pesce. È buono anche quello lì. No? Lo rilasci? Noi lo chiamiamo in cava per cazzo di re. Ah sì? Perché preso in mano vibra come un... Ma dai, come un cazzo di re. Bello, un rombo e un sole. Questa è una bella pescata, una bella cala. Bravo Nando. Si vede la mano. Madonna, ha fatto uno strappo. Sì, quando mangiano, mangiano bene però, eh. Ah, tracinetta. Questa qua, sponge. Sì. Ti saluta Nando. Nando. Ciao Nando. In bocca al pesce. Ascolta, allora, io ho scongelato una tanuta per stasera, però una fritturina dovremmo farla. Se... Così l'assaggiamo stasera. Va bene. Ok. Grazie Nando, mi stai facendo un bel regalo oggi. Ma questi fino a quando li prendi, sti pesci? Ah, tutta l'estate. Questi siamo già ai massimi. Mamma mia, sembra un pesce pappagallo. Bellissimo. Questo qua è una femmina. Rosa. Ecco, e questo qua è un maschio verde. Oh, il mio primo rombetto. Non l'ho mai preso. Anche questa è una novità. Questo non morde. E sono buoni questi. Quella. Tracina e sole. Bello. Bello, bellissimo. Bello. Bene. Ah no, rombetto. Vabbè, va bene. I due occhi. Uno. Guarda qua, doppietta, Nando. Belli anche d'Italia. Sto prendendo la mano, eh. Ho capito. È lui, sole. Che donzellona, guarda che roba. Questa fritta è buona, eh.
Mamma mia, che colori, ragazzi, guardate che colori, guardate che pesce, che pesce dei colori tropicali, guardate la pinna qua, questa qua rossa, anche questa morde, questa è buona come esca per i dentici. No, si è slamato qua sotto. Questo qua piccolino lo rilasciamo un anno. Tu fai questo mestiere qui, parte da qui. Ok, sull'ano. Sì. Compare di proprio il ghettaglio. Ah, arrivi su. Ecco, sì. È facile, sono già, devo dire, pulite. Gli dai una cosa che è già pulito. Con l'acqua gli dai una pulita? Sì, una pulita con l'acqua gli dai. Una sciacquata dopo, sì. Tutti gli dai. Vabbè, sarebbe già quasi pronto. Questo è pronto così. Oh, perfetto, ho capito. Ecco. Io vado a pulire allora. È andato da Dio. Una bella pescata, no? Bella, bella. 63 pesci. Buono, dai, che ci sentiamo dopo che organizziamo. Allora, ragazzi, siamo qua con Nando e Maria, la moglie. Sono ospiti a casa mia e di Valentina. L'immancabile Vittorio che quando c'è da mangiare e bere non manca mai. La Vale che ha cucinato e ha fritto tanti pesci. Fai vedere i pesci qua, eccoli qua. Quello che è avanzato, diciamo. Ecco, questo è ovviamente il mio piatto che è, diciamo, un record di lische. Pesci sole che io non avevo mai mangiato, rombetti che non avevo mai mangiato e che non avevo mai pescato e che ho imparato a pescare grazie a Nando, questo giovine qua. Che l'altro giorno gli faccio: come stai Nando? Mi fa un po' male la mano. Non l'ho mandato a quel paese perché sono educato. Diciamo che io a 50 anni mi serve più acciacchio. Quindi una buona cena. Ciao. Signori, il mare è là. Ciao ciao. Tanti auguri a te. Bravo Nando. Auguri. Nando, di la verità, quanti anni fai? Però di la verità. Non dire bugie, di la verità. 86 proprio. 86 anni, grande. Io voglio arrivare come te, poi mi spieghi. Io voglio sapere come pescando, a Cesare è arrivato.